6 anni fa sono stati coinvolti i giardinieri di Santa Rosalia. Perché? Gruppo di attivisti allora, del verde. Vai. Come nasce? Queste sono panchine che sono state fatte, cioè aiuole sono state fatte 5 anni fa. C'era un gruppo che si chiamava Alberguerriglia, un po' sul filone dei guerriglia gardening, sì, di questi gruppi informali che sono per il mondo. È nato questo gruppo, hanno iniziato con un piccolo giardino qua dietro. Ci hanno messo la strada di Santa Rosalia. C'erano i giardini di Santa Rosalia. Da lì, da discarica, è diventato un giardino anche quello. Poi è nata questa collaborazione con alcuni di noi che fanno parte di una rete un po' più ampia che si chiama I Terreni Antirazzisti, che organizza una manifestazione sportiva e non solo, molto più ampia. E loro. E da quello è nata questa commistione, diciamo, è nata a Piazza Mediterraneo. Grande festa, grande... Ma veramente qui abbiamo battagliato, perché questo anche per togliere 3 macchine che ci parcheggiavano è stata... C'erano dei cassonetti del mondo che abbiamo tolto e li abbiamo spostati, e poi anche lì buttare immondizia, no, arrivare la mattina a trovare il sacchetto, prenderselo e spostarsi. E poi niente, poi vabbè, ci sono le varie ed eventuali che vedete. La piazza è questa, in continuazione ci sono sempre gente che viene qua a fare cose. E noi ci facciamo l'anima a Ballarò. Il palchetto montato che è di recente. È stato montato di recente riciclo. Però ci ha suonato un gran complesso, un gran gruppo. Pastore. Chi ci ha suonato? Madrimia, una strumentazione notevole, pensavo che poteva più crollare. Invece non è crollato. Ora la battaglia è su questo murale. Questo murale. Perché prima c'era il sole ed era molto apprezzato questo sole. Ora è spuntato questa nuova opera e nel senso che l'artista che l'aveva fatto è venuto e l'ha reinterpretata in questa maniera. Ora la cosa che è interessante è che la gente del quartiere non piace, però ancora è lì. Quindi diciamo anche un rispetto nei confronti, diciamo, di noi, di uno street artist che è venuto a fare questa... C'è in progetto di chiaramente di rifarne un altro, ma coinvolgendo sempre l'artista che l'ha fatto. Ma lui è venuto di notte? No, è venuto, c'è stato 3 giorni, 3-4 giorni. Ma come ha fatto ad arrivare là sopra? Con le aste lunghe. Io ho chiesto all'artista cosa significa senza scala. Chi è l'artista? È una provocazione interessante. No, ma è provocatorio, sta provocando un quartiere, una città. Cioè, è molto interessante questo messaggio. Bella trasformazione. È un artista provocatorio in questo caso, vuole provocare. Questo disegno non mi vede con tutti quelli che fanno morale, fanno provocare. Ma questo è molto. A me piace molto per questo. Dice, bravo, mi Tommaso, sfido. Vai oltre la forma. No, è più bello, non c'è speranza. Ma noi lo portiamo perché almeno uno che dica che piace in zona c'è. Non siamo più di uno. Ma nel senso che lui io la mangio. Non è un McDonald's, è Dio. Anche perché sono delle marionette, no? Vabbè. Questa è la cosa che esatto. Vuol dire che esatto. C'è speranza perché qualcuno una manovra, esatto. Tira le fila. Ma invece le farfalle. Un pozzo bello. Sì, quelle in realtà c'è. E secondo me in realtà sono delle falene notturne, sono quelle che vero, sono falene. Sì, sono sempre falene notturne. Senza speranza. Sono falene. Esatto. L'amore. Bene, qualcuno ha un accendino? Questo pure sembra le mani, diciamo, la Sicilia, questo no. Se, invece il nome della piazza l'avete scelto? È venuto così da un dibattito molto veloce che è stato fatto, sì. E dopodiché il bar ha cambiato il nome. Il bar ha cambiato nome chiamandosi Bar Mediterraneo. E rimane sempre informale o c'è anche... No, adesso passando al pubblico deve rientrare nella toponomastica. Ah. Rientreranno? Cioè, sì. Rientrerà. Quella è già... Sì. Ma qui in realtà il progetto per noi, dal punto di vista poi della realizzazione, non sarà niente di che di quello che è adesso, estendendolo, sistemando chiaramente la pavimentazione eccetera, mettendo più verde e allargando questa parte qua. Qui durante il giorno, quando c'è il liceo aperto, ci sono tutti gli studenti che vengono a fare la loro pausa qua e stanno qua. È una piazza che accoglie molto i migranti che sono per ora presenti a Palermo, tantissimi ragazzi che durante il giorno non sanno dove stare, trovano in questo luogo un luogo dove riunirsi, cioè è un luogo
pubblico, era quello che volevamo e quello che... E le prime arrostite non le abbiamo fatte noi, ma le hanno fatte i pakistani. Esatto. Le prime arrostite non le abbiamo fatte noi con Assess Ballarò, ma i pakistani che avevano. Ma invece le attività commerciali in questi 5 anni sono cambiate, sono sempre le stesse? Cioè... No, non sono cambiate. Cosa c'era prima e cosa c'è adesso? Bollo. In maniera veloce. Se tu mi parli come mercato, prima era più frequentato. No, le attività commerciali in questo... No, sempre questi negozi. Questo anno, sì. Ma i 5 anni sempre... Sono cambiate sempre... le gestioni, ma più o meno sono le stesse. Tranne Lollo che rimane con una trattoria meravigliosa qua che fa mangiare benissimo. C'è il signore con le uova, c'è. Esatto. Sì, ma prima c'era il bancone fuori. Esatto, io bancone. Adesso non lo vuole mettere più. Pensate che wow! Una cosa che meraviglia! Io subito mi lancio, track e track. Ecco perché chiedeva il numero.